vai in radio, in TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati a questa fantastica trasmissione che si intitola appunto Il Ciardatano. Dico appunto perché voglio dire per tutti quelli che ci stanno seguendo ormai da 2 mesi e mezzo. Anche di più, Anche di più. Ciao Silvia, buongiorno. Buongiorno Renato. Come stai? Tutto a posto? Abbastanza bene. Ciao Tiziano, ciao Paolo, ciao Federico, salutiamo tutti quanti. Vi ricordo i numeri telefonici ai quali potete chiamare: 080 501 4668 oppure mandarci dei messaggi come sempre. Come ogni giorno, vocali al 370-301-5353. Bene, allora questa settimana abbiamo parlato d'amore. Martedì e mercoledì abbiamo parlato di questi film romantici meravigliosi. Romantici, come cantava. Esatto, e quindi abbiamo parlato d'amore, no? Certo, d'amore. Di queste scene epiche, di queste canzoni che non facevano altro che suggellare questi momenti d'amore. Insomma notevoli. Infatti, che sono stati raccontati appunto dalla cinematografia. Oggi e domani invece parleremo sto ridendo perché quando ho pensato di mettere questo argomento subito dopo ho pensato alla tua reazione. Perché? No, vabbè, è una puntata bella. È una puntata bella, sia oggi che domani. Saranno parleremo. Due puntate belle. Parleremo di personaggi che hanno lasciato il segno negli anni 90. Quindi personaggi che non ci sono più, purtroppo. Cioè, hanno lasciato il segno e negli anni 90 ci hanno lasciato proprio. Ci hanno lasciato, ecco. Nel senso che sono morti e vabbè. E sono assai. Ma sai perché, Renato, abbiamo pensato a questo? Perché c'è sempre stata una contrapposizione tra Eros e Thanatos, intesi come appunto il principio di amore e morte che vanno molto spesso anche in parallelo, a braccetto, se diciamo. Pensiamo a questi personaggi, l'amore per l'impegno, la dedizione, profuso. L'amore per la loro arte, per l'arte. Quello che era il loro, per la donna. Sì, ma anche avuto. Per i principi, per quello che avevano in mente di fare, si erano prefissati di fare. Infatti. E il Thanatos è la morte, che però morte nel caso di questi personaggi non è il proprio caso. È relativa, perché hanno lasciato appunto il segno. Il segno. E partiamo dagli anni 90. C'è da dire che loro hanno lasciato questo segno, che poi alla fine dalla morte è diventata vita. Perché per molti che sono nati dopo gli anni 90 hanno avuto il privilegio di vivere appunto canzoni, anche contemporanei, film. No? Sì, ma anche fatti storici rilevanti, perché non abbiamo escluso in questo elenco anche delle personalità che a livello sociale, importanti, a livello politico hanno in qualche modo condizionato la storia. Certo. Vogliamo fare qualche nome già, vogliamo perché partire. Perché non iniziamo con un grandissimo attore? Questo non è un attore, questo è Steven Ray Vaughan, che è un musicista, certo. Che è un chitarrista allucinante. Ma giustamente Paolo ci ha fatto ascoltare un po' di musica, perché stiamo parlando certo, da troppo stiamo tempo. Partendo con la musica appunto. Tu pensa che proprio negli anni 90, Silvio, io avevo una band che si chiamava Vento di Scirocco, con Mimmo Bucci, Rosanna Santamaria, Gianfranco Quaratino, Sergio Langella, e facevamo appunto questi pezzi qua, dove tra l'altro c'era Steve Ray Vaughan, che era considerato un Jimi Hendrix bianco, chitarrista straordinario. Ascoltiamo un po' il pezzo. Mamma mia, senti il graffio che lasciava sulla chitarra, questa Fender Stratocaster. Renato, l'attore di cui parlavo prima è un grandissimo attore ed è il compianto, perché non possiamo dire altrimenti, io l'ho adorato,
Ugo Tognazzi, insomma, nella storia della cinematografia italiana è stato uno dei capisaldi. Attore stratosferico, vabbè, io ricordo un film, perché comunque quando ero piccolino, diciamo che lo mandavano spesso in Rai, ed era Marinai, Donne e Guai, dove c'era lui con con l'altro grandissimo Vianello. Marinai, Donne e Guai. Vabbè, ma poi lui ha girato tantissimi altri film, da Amici miei a... Lo sai che il suo primo contratto l'ha avuto con la compagnia teatrale dove c'era Wanda Osiris. Senati Manata, la fai uguale, questa attrice che scendeva le scale piene di fiori con questi ballerini che le donavano appunto i fiori. Lei scendeva, Senati Manata, questa storia infinita, questo cielo tunnel, questa rosa passita, tutto parla da amore. Bellissimo. Vabbè, comunque il primo film di Ugo Tognazzi è stato, cioè il suo esordio cinematografico è stato nel 1950. Sì, con quale film? Con I Cadetti di Guascogna, diretto da Mario Mattoli. Mario Mattoli. C'era anche un altro grandissimo attore, Walter Chiari, meraviglioso, che ci ha lasciati nel 91, pensa un po'. Nel 91, anzi l'abbiamo visto insieme quella serie, quel film che hanno girato appunto su Walter Chiari, sulla storia. Ma prima di arrivare a Walter Chiari, io farei un passo indietro e resterei su quelli che ci hanno lasciato negli anni 90, perché sono stati tantissimi. C'è stato anche Alberto Moravia, uno scrittore meraviglioso. Rosario Livatino è stato un magistrato che ha combattuto la mafia e ne è stato anche vittima. Penso che lui è scomparso a 38 anni. Steve Ray Vaughan, l'abbiamo citato prima. Sentito anche un brano. E poi c'è anche Freddy. Vabbè. Il grandissimo Freddy Mercury. Infatti, che ci lasciava, vabbè. Senti la poesia di questo testo, no? Chi vuole vivere per sempre. E loro sicuramente vivranno per sempre, no? Certo che ha lasciato un segno Freddy Mercury allucinante. E se dovessimo fare, che ne so, una ricerca, se vogliamo, tra i cantanti che ci sono oggi, di solito, sai, molti fanno i paragoni con i cantanti dell'epoca, con quelli nuovi di oggi, insomma. Non John Stone, perché lui aveva questo marchio di fabbrica che era la voce sua, che era quella, cioè non ce ne sono stati altri negli anni. Aveva questa potenza vocale incredibile, questo graffio pure lui, vocalmente parlando, ma poi aveva questa particolarità della... In pratica aveva un amplificatore in bocca, no? In bocca, come se avesse perché aveva una più cassa denti di risonanza. Esatto, aveva più denti e non si è mai fatto correggere quel, tra virgolette, difetto, ma io non credo poi alla fine fosse un difetto. Era una cosa con la quale poi lui è diventato appunto... È un po' come il naso per Barbara Streisand, che le dà quella tonalità particolare. E anche per Pippo Franco, perché Pippo Franco, se non avesse avuto quel naso, non sarebbe diventato Pippo Franco. Anche se Pippo Franco comunque... C'ha una carriera pure lui, grazie a Dio, alle spalle. Era il comico per eccellenza. Sai, Renato, chi altro ci ha lasciato nel 90? Chi? Jim Henson, che è l'inventore dei Muppets. Ricordate il Muppet Show? Sì, però chiamate. Come mai non stanno chiamando oggi? Abbiamo qualche problema alla linea. Stanno chiamando, ma cade. Allucinante. E i messaggi pure. Anche i messaggi non sta... oggi è la rete. Abbiamo qualche problemino di rete. Sì, ma risolviamo, non ti preoccupare. Oggi ci ascoltate più che altro e potete comunque scriverci. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano in radio, perché vi ricordo che la trasmissione va in onda su Telebari, Radio Bari e le nostre pagine Facebook. Quindi la Renato, mia è quella di Telebari. Un'altra grandissima personalità che ci ha purtroppo lasciati è stata Greta Garbo. La meravigliosa Greta Garbo. Attrice svedese. Sì. Ed è morta il 15 aprile del 90. Nata invece il 18 settembre del 1905. Il vero nome devi dire tu. Divina Greta Lovisa Gustafsson. L'ho letto bene? Bravo, bravo. Nasce il 18 settembre appunto a Stoccolma, bambina tiva.
introspettiva, predilige la solitudine, è benché integrata e piena di amici. Allora, Renato, dopo, ma non in ordine di tempo, insomma, diciamo che a febbraio del 90, il 24, ci ha lasciati Sandro Pertini, il presidente, una vita che insomma spesa proprio per la patria, è il caso di dirlo, sì. E è stata una grandissima personalità politica, mamma mia, lui, vabbè, poi insieme a lui Berlinguer e vabbè tutti gli altri politici con la P maiuscola, e vabbè, senza nulla togliere a quelli venuti e invece dopo. Sai un personaggio che soprattutto quelli che utilizzano i social amano particolarmente, scomparso negli anni 90? Osho. Esatto, perché si tende a fare questi selfie o queste fotografie e associare queste frasi di Osho. Sì, un mitico maestro che era, spirituale, appunto, sì, una guida spirituale. Vediamo, Renato, com'è un maestro spirituale. Om. Non è una presa in giro, cioè kid fanno proprio così. Ma è una tecnica per rilassarsi, no? E per magari credo anche per entrare a contatto con i propri chakra. Come stanno i tuoi chakra, Renato? Beh, abbastanza bene. L'ultimo l'ho sentito 10 minuti fa, e mi raccomando per la diretta, falla bene. Ce l'ho ancora qua dietro che mi dice, ehi, mi raccomando, cioè, come se mi tirasse una ciocca di peli, perché poi alla fine non so più capirti. Allora, non potendo menzionare tutti quelli scomparsi negli anni 90, ci tuffiamo nel 91 e l'abbiamo menzionato prima, Walter Chiari, di cui ascoltiamo un pezzo, sentiamo, fatto con Delia Scala. Sentiamo. Che va diritto al cuore. Simpatica sei tu. Sentite che arrangiamento. Certo, non so che. Un'onda di calore. Comunque è strano sentirlo cantare Walter Chiari, di solito lui parlava, era un monologhista eccezionale. Un attore eccezionale. Poi, ogni volta che Walter Chiari raccontava una barzelletta, non durava, che ne so, 3 minuti, 5 minuti, no, diventava un fatto che durava mezz'ora, tre quarti d'ora. Beh, ma lui è stato uno dei protagonisti del varietà. Assolutamente, uno dei primissimi. Io me lo ricordo benissimo nel film con la Magnani, bellissima. Lo ricordi il film? Sì. Bianco e nero. Ascoltiamo un po'. Vai, sentiamo. Simpatica, simpatica, simpatica sei tu. Tu non sei bello. Guarda. Sai darmi il Delia Scala. Sì. Vabbè, Renato, ma tu lo sai che i genitori di Walter Chiari erano pugliesi? Di dove? Di dove non lo so precisamente, però so che erano pugliesi, quindi lui aveva questa origine, vabbè. Pugliese, qua. Vabbè, ma molti grandi sono pugliesi. Freddie Mercury, per esempio, aveva la nonna che era di Celle Messapica. No, davvero. E infatti lui ha preso la bocca dalla nonna. Perché a Celle ce l'hanno così? No. Alcuni ce l'hanno, diciamo che è una particolarità degli abitanti di Celle Messapica. Infatti lui diceva sempre, tenga che sa voce cigliese. Durante i concerti, no? No, prima, durante prima i concerti, amanava quei chinuti, allora, storici, insomma. Adesso andiamo in un posto che io amo molto, che è Parigi. Parigi. Per commemorare un uomo che, un artista che negli anni 90 ci ha lasciato, lasciandoci però in eredità tantissimo. Yves Montand. Yves Montand. Sì, sì. Yeah. À Paris. À Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris. À Paris. Renato, come si dice pubblicità in francese? Pubblicità in... Pubblicité. Si vede in frappé. Il ciardatano. Bentornati al ciardatano.
Bienvenue. Come direbbe francese. Che stiamo ascoltando, Renato? Il grandissimo Miles Davis, trombettista, il più grande di tutti, vabbè, anche se secondo me ce ne sono stati anche altri, tipo Gillespie, Louis Armstrong, e vabbè, comunque la sua Kind of Blue è... Parliamo di un trombettista jazz statunitense, nato il 26 maggio del 1926 e morto il 28 settembre del 1991. Di cosa stiamo parlando appunto in questa puntata del Ciarlatano? Parliamo di tutti quelli morti. No, di Thanatos. Che non è una marca di psicofarmaci, Renato. Quindi Thanatos in greco significa appunto morte, però... Non vivetela in maniera negativa, no, assolutamente. È assolutamente una puntata commemorativa che celebra delle grandi personalità e sono state tantissime, soprattutto in quel periodo. Negli nel anni 90. 90 c'è stata proprio una debacle. È quella. E quindi di conseguenza ci hanno lasciato tantissime personalità. Ma una marea. Stavi appunto menzionando il grandissimo Miles Davis, compositore anche, jazzista. Assolutamente. Straordinario, come diresti tu. E dopo Miles Davis abbiamo in scaletta un personaggio che tu adori. Romantico, sofferto, raffinato, le femmine mi trovano demodè, mi criticano le ghette e il guanto bianco, mi escludono le danze col casquet. No, lo devi imitare. E non mi viene, non ho i baffi. Franco Franchi. In un pezzo che si intitola L'ultimo dei belli. Grandissimo Franco Franchi, vabbè, noi lo conosciamo. Ho detto i baffi perché non so per quale motivo avevo in mente un film che lui ha girato. Lui aveva questi baffi qua. Lui aveva questa particolarità, nel senso che faceva questa cosa con la testa, che non è facile fare, la fanno soltanto in pochi, quelli che nascono appunto con questa cosa. Io per esempio. Vabbè, lui ha preso moltissime. Lasciamo solo Renato. No, lui ha preso moltissime cose dal grandissimo Totò, con il quale ha girato anche parecchi film. Uccellacci uccellini, tu l'hai visto mai, Silvia? Certo, che l'ho visto. È uno dei tanti. Ma vabbè, lui faceva coppia comunque con Ciccio Ingrassia. Sì, una coppia veramente divertente. Anche se io per molti anni, non so per quale motivo, ho sempre pensato che Ciccio fosse lui. È vero? Sì, forse per il diminutivo. No, forse per la faccia che aveva. Più quindi, da Ciccio che da Franco. Sì, quando poi scoprì che Ciccio era l'altro, rimasi, no, deluso, però quasi. Grandissimo Ciccio Ingrassia. Sì, vabbè, spalla, una delle spalle più importanti della storia del teatro, del cinema. Certo. Sì, sì. Vabbè, lui, Mario Castellani e tantissimi altri, insomma. Comunque, Renato, negli anni 90, nel 91 per la precisione, ci hanno Gianni lasciati August anche... è l'altra spalla. Sì, è vero. Purtroppo. Frank Capra, che è stato un regista italiano naturalizzato statunitense, sì, che ha fatto anche lui una sfilza di capolavori che non ti dico. Morto poi, anche lui nel 91. Sì, infatti stiamo procedendo con ordine. L'inventore delle Fender. Leo Fender, che ha inventato questa chitarra storica suonata da chiunque, da Eric Clapton, da Jimi Hendrix, da Steve Ray Vaughan, appunto, come ho detto prima, ma tutti hanno, cioè, se tu ti fai un giro casa per casa, per tutti quelli che chiamano la musica e quindi nascono come chitarristi, prima della chitarra classica, la Fender. È vero, eh. Tutti hanno una Fender, che possa essere americana o giapponese o cinese, quindi made in Japan, made in China. Chiunque c'ha una Fender. Vabbè, c'è una qualità e un suono evidentemente che piacciono molto, certo. Ma la finiamo di fare pubblicità. Non parliamo, non parliamo solo delle chitarre, parliamo anche dei bassi Fender, certo, parliamo degli basta. Ukulele, vabbè, amplificatori, comunque, eccetera, eccetera. Dicevamo, sempre nel 91 il premio Nobel Isaac Singer, scrittore polacco,
Poi il nostro italianissimo Vasco Pratolini. Vasco Pratolini, altro scrittore italiano. Sì, abbiamo anche un libro a casa. Sì. Sì, poi te lo faccio vedere. Ma è uno dei libri che si è mangiato il cane? No, l'ho salvato quello. E poi un altro attore che tu ami tantissimo. Che vinse Sanremo nel 1960, perché scrisse una canzone, cioè proprio lui la scrisse, e duettò con il grande Tony Dallara. Stiamo parlando di Renato Rascher. Vai. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. Tony, e voglio bene a te che come me romantica. Rascher, tu sei romantica, amica delle nuvole. Tony, con la semplicità di una realtà, di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole. Ma tutto la maffa, il tempo rimasto è questo. No, io vorrei qua sentire un altro pezzo. Quale? Che a Paolo sicuramente. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale. Chi sta bene, chi sta male, chissà come finirà. È arrivata la bufera, il grandissimo Renato Rascher. Ce l'abbiamo in originale? Credo di sì. Paolo, ce l'abbiamo? Ce la fai sentire? Beh, mandila. No, non ce l'ha. Ehi, che capo. Proprio che sa che fa? No, non è vero. Ne ha scritte tantissime altre. Allora. Renato Rascher, il grandissimo attore. Sì. Andando avanti c'è un altro cantante italiano, il leader storico dei Nomadi, che ci ha lasciato Augusto, proprio negli anni 90. Muorva. Vabbè, godiamoci un pezzettino. Che mimica, eh? Quando scende in cella sera ed infuria la bufera. Vabbè, andiamo avanti adesso, abbiamo parlato di Rascher. Adesso Paolo, parliamo di Vagabondi? Augusto Daolio. Ridere quando piangerai. I Nomadi. E ti dirai. Augusto Daolio, nato il 18 febbraio del 1947, è morto il 7 ottobre del 92. Era giovane comunque quando sì, è morto. Sì. Peccato. Eterno vagabondo, Mezza Italia ancora canta a squarciagola. È vero, tutti la cantano. Io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, e la colpa è del coronavirus. Michè Bichè. Dopo 3 mesi e mezzo hai chiuso per copri questo virus mentila, bastardo. Va, è l'angolo della polemica. No, ringrazio che oggi non ti posso mettere la tua sigletta. Comunque. Passiamo adesso a qualcosa di più caliente, di più passionale. 080 501 no, 4668. Qualcosa di più passionale. Allora, se io dico passione, vabbè, cosa ti viene in mente? Passione che tu. Oh, grazie. Prego. No, ma dicevo a livello musicale. La stai ascoltando? Astor Piazzolla. Il tango è proprio un ballo. Il ballo che rappresenta al massimo. Antonomasia, non è una nostra parente, stai tranquillo. Antonio Masia. È un maschio. Non è un nostro parente. Antonomasia. Poi te lo spiego. Astor allora, dicevamo, sì, che Astor Piazzolla è un musicista appunto argentino che ha composto questo meraviglioso tango, oltre tanti altri pezzi. È diventata una cover suonata da chiunque in tutto il mondo. Ma sì. Però qua si sente il suono della musette. Cos'è la musette? La musette è per gli ignoranti che non lo sanno, non è una fisarmonica, perché la fisarmonica è quella così, e non è quella che si suona così, questa si chiama armonica a bocca. La fisarmonica, la musette,
È una fisarmonica piccolina, praticamente, è nata appunto in Francia, quindi a Paris, e grazie anche a lui, ad Astor Piazzolla, è stato diffuso in tutto il mondo il suono appunto della Musée. Straordinario. Che meraviglia! Senti. Noi ci possiamo vantare qui a Bari di avere un fisarmonicista, nonché un musettaro storico, che è Pino Di Modugno. Che salutiamo, abbiamo anche invitato. Abbiamo e avuto Pino ospite. Suona da Dio. Ti ricordi quando è stato ospite qui da io noi? Io mi sono emozionata. Oh, io la da sua morire. Versione della La Vie en Rose mi ha fatto venire i brividi. Ma Pino poi è un jukebox vivente, vabbè, perché comunque anche lui ha vissuto per molti anni, vabbè, io potrei fare anche un'altra puntata solo per parlare di Pino Di Modugno. Ha vissuto tantissime esperienze, ha suonato in tantissimi posti. Lui all'estero posti. Va fortissimo. Lo so. Ed è stato riconosciuto anche da lui, da Astor Piazzolla, con il quale so che ha duettato. Quindi, allora, va bene. Sì. Purtroppo adesso anche dobbiamo menzionare due morti molto spiacevoli. Infatti, recentemente è stato anche l'anniversario di una di queste scomparse, ed è stata appunto quella di Paolo Borsellino. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sì, sono morti a distanza di pochi mesi in attentati appunto della mafia. Vabbè, e questa è una brutta pagina della storia italiana. Infatti, sicuramente due grandissime personalità che si sono battute per l'onestà, per il principio di onestà e per sconfiggere appunto questo cancro che è la mafia. E si sono battute, e vedi che fine hanno fatto? Sono rimasti però eterni e sono stati un emblema di giustizia, e eterni. Questo è tanto. E certo, c'è cioè, grande merito. Infatti, grandissimo, va bene. Merito. Adesso andiamo avanti. E ascoltiamo adesso. Di cosa stiamo a parlare? Lei. Vai. Marlene. Ce l'hai? Ce l'abbiamo. Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne. L'angelo azzurro, Marlene Dietrich, attrice tedesca. Marlene. Oh, questa vedi che ha vissuto parecchio, eh? È nata il 27 di dicembre del 1901 ed è morta il 6 maggio del 92. Tra l'altro, ti ricordi quando abbiamo visto il film La Vie en Rose? Sì. Con Edith Piaf, sì, l'altra storica cantante eccezionale. E c'è una scena dove appunto si vede lei, Marlene Dietrich, che si avvicina per complimentarsi. C'è l'attrice con che Edith interpretava, Piaf. Quindi in questa... Sì, ok. Nel film. Renato, ti devo dare una brutta notizia. Sì, c'è muerto. No, è finita. Lo so che stiamo parlando di... Però la puntata, insomma, sta volgendo al termine. Vabbè, continuiamo domani. Io ti vorrei lasciare solo con qualcosa di divertente. Che cos'è? Con un sorriso. Sentiamo. Paolo, possiamo metterla? E partiamo da qui domani. Per ricordare lui. Benil, Dai, riprendiamo da qui domani. Uno dei pochi che faceva ridere senza disnut. Vabbè, un mimo. Un talento. Straordinario. Ci vediamo domani. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao. Vai radio in TV pure sopra Facebook. Il Giardatano.